Allora, bentrovati qui, siamo all'Osteria del Sostegno, nel cuore della capitale. Cerchiamo di sostenere, di puntellare, come ha fatto il neo e vecchio capo dello Stato, questa politica, cercando di ragionare su queste, chiamiamole larghe intese, chiamiamola convergenza, chiamiamola Filippo, insomma, l'idea è quella di stare insieme per il bene del paese. Sembrerebbe una cosa ovvia, sembrerebbe la necessità per la crisi che stiamo vivendo e per i desideri dei cittadini, eppure ovvia non è. Abbiamo un partito di maggioranza, di minima maggioranza, un po' spaccato, diciamo, per usare un eufemismo. Abbiamo un'opposizione liquida, dilagante, abbiamo soprattutto una presenza ossessiva dei social network che forse assume un peso troppo grande. Ne parliamo con due personaggi importanti di questa politica, due senatori. Cominciamo con Giorgio Tonini, che è qui seduto con noi, che è giornalista, che è romano ma vive a Trento. Insomma, breve cenni biografici, come si dice, da Wikipedia, che tanto e chi ci conosce peraltro già ben sa. Lei ha iniziato a fare politica da ragazzino alla scuola Fuci, di cui è diventato anche presidente, no? Sì. E mi domando se i suoi sette figli, perché questo è un altro bel privilegio, insomma uno stemmetto da mettere alla giacca, seguono le orme del papà. Questo mi interessava sapere. Beh, diciamo, sono molto curiosi e molto attenti, quelli un po' più grandi, ma anche più piccoli, piccoli sono comunque alle medie, quindi ormai sono tutti grandicelli, sono curiosi e si tengono informati della politica. Qualcuno dà qualche segno di interesse un pochino più attivo, però nessuno è davvero impegnato politicamente. Nessuno, poi ci sarebbe da ragionare perché, in quanto padre e in quanto adulto di questa società, non sappiamo trasmettere anche ai figli questa passione. Ma mi ricordo che mi raccontava la figlia di De Gasperi che suo papà era molto dispiaciuto, proprio dispiaciuto che nessuno dei suoi figli seguisse le sue orme. Lei Io spiace? non oso paragonarmi ovviamente a De Gasperi, però forse non è un caso, cioè quando c'è un padre a tempo pieno, insomma, impegnato in politica, ovviamente stiamo parlando di campionati molto diversi, quello in cui gioco io e quello in cui giocava De Gasperi, i figli forse hanno anche un po' di E pensare che il pudore nepotismo a fare dilaga in i questo figli di, paese, solo in questo caso appunto. no. Senta, forse anche perché, ma lei è uno di quelli che ha creduto di più dall'inizio in un'unità a sinistra, è stato chiamato la Veltroni la segreteria nazionale dei DS, forse perché non si può che essere delusi da questo PD, forse ai suoi figli quello che è stato costruito non piace, parlo dei suoi figli per dire i più giovani naturalmente, per parlare di una generazione. Beh, diciamo, il PD è nato sotto grandi auspici e con grandi intenzioni, con grandi speranze. Quello di essere qualcosa di profondamente diverso dall'unità delle sinistre, come eravamo conosciute, tutte le bandiere rosse messe assieme, era questo il PD. Il PD era l'erede dell'Ulivo e quindi l'incontro tra le culture riformiste, con qualcosa di diverso alla sua sinistra, del tutto rispettabile ma diverso da noi, e invece concentrato alla conquista dell'elettorato mediano, quello che poi in tutti i paesi democratici del mondo è quello che decide del governo, decide chi va al governo e chi va all'opposizione. Io penso al discorso di Veltroni a Lingotto, che fu la carta d'identità iniziale. Poi in questi ultimi anni, io l'ho sempre detto pubblicamente, quindi non è il senno di poi, per me è il senno di prima. Io Sì, ero lei. convinto che sarebbe andata a finire così in un modo o nell'altro. Il PD si è illuso invece di poter fare alleanze solo a sinistra, di poter quindi ricadere, è ricaduto nella tentazione frontista, quella appunto di mettere insieme le sinistre, e vincere da quella parte là. Perché ci E sono, questo senatore, non. anime, la sua di anima di un uomo che viene dalla CISL, di un uomo che ha fondato i Cristiani Sociali, ma che insomma ha una certa formazione culturale, una certa provenienza e che ben si colloca in quell'area renziana in cui lei non ha fatto mistero, e poi c'è l'anima comunista che continua a rimanere tale, con qualche fuoriuscita ogni tanto
fuori, ma poi Sì, in rientra, no? realtà le cose sono molto più trasversali, perché io ho citato il discorso del lingotto, l'ha fatto Veltroni, che appunto viene da una storia diversa dalla Ma mia. quelli sono cambiati però tanto. Lei prima all'inizio ha citato il presidente napolitano, quello diciamo altro che se non ha attraversato la storia del Partito Comunista, ma diciamo c'è una parte di chi viene da quella storia che ha capito la lezione della storia, non solo in termini ideologici, questo ovviamente accomuna tutto il PD, ma anche in termini proprio politici, bisogna mettersi al centro del paese e diventare l'anima, il motore di un cambiamento del paese, in competizione con altri, ma non necessariamente in scontro totale, violento e finale con altri. E c'è invece chi pensa che si vince buttandosi sempre più a sinistra, ma non è mai stato così poi alla fine nella storia Facciamo del sedere a paese. tavola la nostra tavola anche la commensale che abbiamo scelto per questa trasmissione, è una senatrice, la facciamo entrare, si chiama Cinzia Bonfrisco, anzi Anna Cinzia Bonfrisco, Molto lieta, senatrice del piacere. PDL, Ben vi trovato. conoscete? Sì. Vi siete fatti quanti anni insieme al Senato? Qualche Sì. anno, è la seconda Io dal legislatura. 2001, quindi lei è più giovane, Lei dal ma. 2006, allora di Cinzia Bonfrisco ci faremo raccontare qualcosa, una chiacchierata appunto a tu per tu più avanti, come abbiamo fatto adesso con Giorgio Tonini. Entriamo subito in un dialogo, visto che il MAIL, però, che danno il titolo alla nostra trasmissione, presuppongono perlomeno punti di vista diversi. Cerchiamo di volare alto, anche per noi siamo una riflessione settimanale, quindi in questa bagarre, in questo stato confusionale in cui viviamo, che speriamo possa in qualche modo assestarsi. Mi interessava ragionare su questa necessità di appunto intesa, convergenza, unità, solo tattica, soltanto una spolverata di buonismo perché ce l'ha detto un saggio anziano, oppure un bisogno reale del paese e fino a quando può durare? A lei, un minuto. È un grande bisogno reale del Paese. Non è solo l'invito che il presidente Napolitano ci ha fatto, cogliendo quella che è la vera esigenza del Paese, e cioè che a causa di questa crisi, probabilmente, noi abbiamo la possibilità di comprendere nuovamente che il nemico non sta dentro l'Italia, sta fuori dall'Italia. E il nemico è la grande trasformazione in atto dell'economia, quella globalizzazione che sta spazzando via vecchi schemi. E allora se il nemico è fuori, noi dobbiamo essere uniti dentro per poterlo affrontare meglio. Torini? Ma guarda, io penso, nei giorni scorsi, per strada, dopo le elezioni, di fronte a una incertezza della politica, io incontravo due tipi di persone. C'era uno che mi diceva: mi raccomando, mai con Berlusconi, mai con Berlusconi. E c'era un altro tipo di persone che diceva: mi raccomando, mettetevi d'accordo perché stiamo andando alla rovina. Allora bisogna rispettare tutte e due le posizioni, però io penso che la politica debba essere la seconda cosa, non la prima. C'è una pagina splendida di Mounier scritta alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, che diceva: il nazismo nasce dall'idea del nemico, cioè che la politica ha come elemento fondamentale individuare il nemico e combatterlo fino alle estreme conseguenze. E poi c'è l'idea invece cristiana della politica, che dice che la politica è fare il bene comune. La vedo così difficile che si possa non concordare su questo punto di vista e immagino che almeno a parole la senatrice Bonfrisco sia totalmente d'accordo e anche non solo a parole, come tanti dei vostri rispettivi partiti. Perché non è stato possibile in questi anni un lavoro comune o forse lo è stato nelle commissioni, nel day by day, ma non è trapelato? Prendiamo il menu che abbiamo di fronte e concentriamoci non sulla scelta dei primi o dei secondi, ma a tradimento sul foglietto che vi abbiamo infilato dentro. E ci sono avverbi, preposizioni che sono quelle che a scuola abbiamo imparato a riconoscere come avversative, dubitative e che servono per dialogare. Noi li usiamo sempre, i ma e i però, appunto, che danno il titolo al nostro programma. Si può cominciare con un invece, si può ribattere con un eppure, si può incalzare con un però. Vi chiedo di farlo, 20 secondi a testa, sembra difficile ma non l'è affatto. Io spunto una parolina a testa che magicamente sullo schermo appare ad ogni vostra affermazione. E comincio con la senatrice Bonfrisco dicendo, il problema è Berlusconi. Questa contrapposizione forte dipende solo da lì.
Il problema non è Berlusconi. Il problema quindi è... cominciamo con un... Magari si capisse che il problema non è Berlusconi. E magari noi avessimo fatto prima quello che oggi sembra che siamo costretti a fare perché lo ha indicato con forza e passione il presidente Napolitano. Avremmo dovuto farlo noi, prima, quando alla vigilia di una crisi economica che era anticipata dalla crisi finanziaria, avessimo compreso che avremmo dovuto andare subito in quella direzione, come peraltro ci ha insegnato la Germania, che lo ha fatto prima di noi e infatti prima di noi ha affrontato e risolto i suoi problemi. Vede, ha utilizzato anche un peraltro, un infatti, ma io non li considero, consideriamo soltanto quello con cui si comincia. Tonini, lei sceglie? Io direi eppure. Eppure? Eppure, l'abbiamo già fatto un po', perché sempre su spinta, impulso del presidente Napolitano, insieme abbiamo dato vita al governo Monti. E poi il PDL all'ultima stazione si è sfilato per fare una campagna elettorale aggressiva. Questa è una cosa che un po' pesa sulla memoria anche dei nostri elettori e dei nostri militanti. A lei, Bonfrisco. Forse si è compreso abbastanza che l'agenda del governo Monti ha stressato ulteriormente i cittadini italiani, il sistema paese, e non ha potuto e saputo fornire le risposte che in quella fase andavano senz'altro offerte al Parlamento, ma agli italiani. Si è calcato troppo la mano su un rigore che rischia di restare una serie di numeri scritti sulla carta, magari anche buoni. Ma nel frattempo il paese muore un pezzo alla volta, imprese che chiudono, tassazione eccessiva. Questo è il vero motivo per cui noi non abbiamo più potuto appoggiare una scelta di questo genere. Tonini. Infatti? È vero che la fase dell'austerità, che pure è stata necessaria perché... il famoso spread voleva dire che il nostro debito pubblico così pesante, così massiccio, poteva fallire e l'Italia poteva trovarsi in una situazione come la Grecia, grazie al lavoro fatto insieme col governo Monti, questa situazione di critica è stata superata. Adesso c'è lo spazio per un cambiamento, ma io non ho capito perché questo spazio doveva passare per una polemica così aspra e così chiaramente elettoralistica. E questo è un elemento che ha minato la fiducia agli uni negli altri e adesso dobbiamo naturalmente, come ci ha chiesto Napolitano, lavorare per ricostruire questa fiducia. Perché non si è capito abbastanza. Non si è capito abbastanza che quell'eccesso di rigore rischiava di favorire politiche economiche non del nostro paese, ma per esempio della Germania o dei paesi forti, che erano forti all'epoca, oggi lo sono molto meno. Io non ho mai creduto a questa storia che noi somigliassimo alla Grecia. Noi non siamo e non saremo mai come la Grecia. I nostri fondamentali economici sono talmente diversi. Noi siamo molto più vicini alla Germania che non alla Grecia. Abbiamo bisogno però di migliorare alcune cose, di riqualificare la nostra spesa pubblica. I grandi tagli, l'assestamento dei conti che Tonini prima citava come una parte importante di quella messa in sicurezza, no? Che è stata compiuta anche dal governo Monti, ma i veri grandi tagli alla spesa pubblica li ha fatti il governo Berlusconi, le manovre del governo Berlusconi sono state da un verso anche più dolorose, ma certamente più efficaci. Ecco perché noi in quest'ultimo periodo, compreso l'anno di governo Monti, abbiamo potuto beneficiare di questo. Tonini. Un'azione solo sul fronte delle tasse, noi questa non la potevamo condividere e non la condividiamo neanche oggi. Ecco, qua cominciamo dal ripasso dei giorni passati ad arrivare forse al presente e al domani. Sì. Prego. Peraltro, e qui chiudo col passato, diciamo, il vincolo più duro che il governo Monti si è trovato, quello del pareggio di bilancio entro quest'anno, l'aveva appunto negoziato Tremonti e Berlusconi, quindi... ci siamo trovati di fronte a quel vincolo così pesante. Ora dobbiamo guardare avanti, adesso dobbiamo riuscire a fare due cose. Uno è
creare le condizioni con nuove regole elettorali e istituzionali perché il prossimo voto, quando sarà tra un anno, tra due anni, non credo molto oltre, possa essere un voto utile, cioè ci porti ad un governo stabile, e dall'altra mettere in moto le azioni economiche che servono a invertire il ciclo, cioè dalla depressione tornare alla crescita e all'occupazione e al lavoro. Quindi tocca a noi. Siete diventati bravissimi, vedete, io faccio la spettatrice e scrivo. Quindi tocca a noi, in questo nuovo disegno politico per il Paese, che l'accordo PD-PDL e Lista Civica e la Lega, mi auguro, e io spero, chi lo sa, anche quel Movimento 5 Stelle che è entrato con tanta passione in Parlamento, ma che rischia di diventare un esercizio buffo e ridicolo se non trova un punto di condivisione con l'interesse nazionale, con l'interesse generale, quel bene comune di cui parlava Tonini prima. Io spero che con tutti questi si possa trovare finalmente il bandolo di quella matassa che ha agitato i sonni e l'attività parlamentare di tanti di noi. Come trovare quel punto di equilibrio tra rigore e invece spinta alla crescita, propulsione all'economia? Tonini. Se ci lavoriamo, penso che qualche risultato si possa trovare, e comunque, non voglio sprecare la parola benissimo. comunque non c'è alternativa. Perché l'alternativa sarebbe andare al voto, per avere cosa? Lo stesso risultato, presumibilmente. In questo momento ci sono tre poli forti, nessuno dei quali è in grado davvero di essere maggioranza nel Paese. Probabilmente potrebbe succedere che a parti invertite, con loro un po' più forti di noi, ci ritroviamo nella stessa paralisi. Allora tanto vale, come ci ha detto saggiamente Napolitano, mettetevi d'accordo. Che non vuol dire che dovete diventare la stessa cosa, ma perfino tra i nemici più acerrimi c'è un momento nel quale si può trovare una tregua. Possibile che non si possa trovare tra partiti che condividono lo stesso interesse nazionale? Sì, e che hanno personalità politiche con formazioni che potrebbero tranquillamente essere scambievoli, almeno al bene in origine. Ci sono partiti, ci sono socialisti dall'una all'altra parte, ci sono cattolici dall'un'altra parte, ci sono qui. Bonfrisco, è d'accordo? Votare non servirebbe a niente. Io penso che questo voto abbia davvero fotografato la situazione e il pensiero degli italiani. A volte un pensiero un po' confuso, diciamolo. Questo voto di protesta al movimento di Grillo, io penso abbia una stagione breve. Gli italiani comprenderanno che forse un voto di protesta non serve a niente, ma per farlo hanno bisogno che la politica assuma il suo ruolo, quel ruolo di guida, e che sappia indicare un progetto, un processo, un percorso. E allora credo che possa essere più facile per noi davvero rappresentare l'interesse degli italiani, prendendo anche atto di alcuni luoghi comuni. Le leggi elettorali, i sistemi elettorali non cambierebbero di molto la situazione. Il caso del Friuli è emblematico, lì si vota con un'altra legge, c'è addirittura un'elezione diretta del presidente della regione o governatore, come lo vogliamo chiamare. Eppure, nonostante quella sia riconosciuta da tutti una buona legge, anche lì si è fotografata questa situazione delle tre aree, dei tre poli, e per una manciata di voti uno ha vinto e uno ha perso. Tony, chiudo lei questa fase degli avverbi. Però, grazie a quel sistema, in particolare l'elezione diretta del presidente della regione, c'è la stabilità di governo adesso, sia pur per una manciata di voti. Deborah Serracchiani è diventata presidente della regione Friuli, poteva succedere al contrario a Tondo, e lei governerà con la sua maggioranza stabile per 5 anni. Certo, sapendo, deve sapere che tanti non sono d'accordo con lei, quindi deve ricucire anche. Io penso che l'Italia debba fare lo stesso, cioè noi dobbiamo andare verso un sistema, il successore di Napolitano lo dobbiamo eleggere in un altro modo, come lo eleggono in Francia. Andiamo. Dobbiamo mettere le istituzioni al riparo dalla crisi dei partiti. Potrei dirle, senatore Tonini, magari ci arriviamo dopo, che voi una maggioranza enorme, grazie a premio maggioranza ce l'avete.
Sì. Però è una maggioranza che non si è esercitata, ma insomma la legge elettorale è la prima cosa da fare, glielo chiederò dopo. Andiamo appunto a Napolitano, noi siamo andati a caldo a chiedere subito dopo, insomma come tutti quanti hanno fatto in questi giorni, dal nostro osservatorio privilegiato, proprio qui davanti ai palazzi della politica, cosa la gente pensava e se aveva qualche speranza. Ascoltiamo le reazioni. La sconfitta già da prima, cioè in realtà, non è l'elezione di Napolitano che decreta la fine della politica. Il presidente che c'era prima non è stato eletto uno nuovo, ma comunque va bene, insomma, mi sembra comunque un'ottima, è stato un buon presidente. Era l'unica persona, secondo me, non solo, non come disponibilità, ma sicuramente l'unica persona in grado nemmeno di ricompattare, ma di portare avanti almeno per un tempo limitato il paese, credo molto limitato. Siamo andati a votare per cambiare il governo è sempre quello, siamo andati a votare pensando che il governo cambiasse il Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica è sempre quello, ci hanno fatto perdere tempo, come al solito non contiamo nulla. Premesso che Napolitano è stato secondo me un ottimo Presidente, certo non è una bella immagine un paese essere costretti ad avere un presidente di 87 anni con un premier uscente che ce n'ha più di 70, significa che non riusciamo a rinnovarci e che ci dobbiamo rivolgere sempre alle stesse persone, agli stessi soggetti per risolvere dei problemi senza invece utilizzare le opportunità soprattutto delle nuove generazioni. Mi sembra un paese di vecchi quello dell'Italia a tutti i livelli. Tre partiti che non riescono a eleggere un presidente un po' più giovane, dico, per fare le riforme, per fare tutto. Tre partiti che non vanno d'accordo. Siamo in mezzo a una strada, purtroppo. Comunque un grande in bocca al lupo a Napolitano, sicuramente, perché si è fatto garante di tutti e di una situazione che ormai si era impantanata da diversi anni. Non lo so, non saprei, io sono monarchico. Rapido su questa, va bene, siamo un paese per vecchi, però i giovani ci hanno creato un sacco di problemi in politica ultimamente. Breve commento. Chi comincia? I giovani portano comunque una ventata. Bisogna, no? Dire così, senatrice, però non lo pensiamo fino in fondo. No, io sì? Lo penso. Penso che ai giovani va anche dato il tempo, no, di comprendere bene, di imparare anche e di avere quel pizzico di umiltà, ecco, che forse viene con l'età, quando si è sempre predisposti ad accettare il pensiero degli altri e a comprenderlo. Quando si è giovani si ha meno voglia di farlo. Tonini? Però non dimentichiamo che l'altro giorno, quando ha parlato per il giuramento, Napolitano ce ne ha dette e date di santa ragione. Perché se la situazione è questa, e anche perché non siamo stati capaci nella scorsa legislatura, mentre c'era il governo Monti che lavorava sul fronte dell'economia, di fare le riforme. E allora questa domanda forte di cambiamento che c'è nel Paese non ha trovato il canale nel quale diventare costruttiva e quindi è parsa anche una forza per certi versi distruttiva. Adesso Napolitano ha detto la ricreazione è finita, adesso dovete farlo. Esatto, questo. E ha dato anche una serie di compiti a casa, già prima peraltro, quando pensava di andarsene tranquillamente a trovare i suoi nipotini in Svizzera. E il lavoro di questi saggi che sono stati molto presi in giro anche, ma che probabilmente a qualcosa è servito, perlomeno a mettersi insieme. Allora, qualche domanda molto breve come risposta per puntualizzare su alcune questioni. Innanzitutto come tempistica, immaginando che questo prossimo non sia un governo di grande durata, ce la si fa a fare la modifica dell'elezione del Presidente della Repubblica, della legge elettorale? Io penso di sì. Proprio la vicenda della rielezione di Napolitano rende ancora più urgente questo, perché la politica, in questo caso, secondo me, ha saputo anticipare un processo possibile. Che il capo dello Stato possa essere eletto dai cittadini italiani, io la considero una conquista. Tonini. Io sono d'accordo, nel nostro partito ci sono molte resistenze su questo, però io ho visto un'evoluzione della riflessione e quindi quel famoso scambio, accordo che non si riuscì a fare qualche mese fa, cioè legge elettorale a doppio turno alla francese, che è la nostra storica bandiera, e semipresidenzialismo, che è sempre stata
la bandiera loro, che non a caso stanno insieme in Francia, non si capisce perché non possano stare insieme in Italia. I saggi hanno detto ineliminabile anche un finanziamento ai partiti, d'accordo? Sì, sono d'accordo. Il finanziamento dei partiti è una questione delicata che va affrontata con grande serietà nella prospettiva futura. E certo, quel finanziamento dei partiti è stato utilizzato male. Cioè, quindi regolamentiamo, verifichiamo, ma qualcosa sì. Anche lei, Tonina, pensi in questo modo? Sì, l'attuale sistema va eliminato, così come è oggi, anche perché è stato appunto fonte di scandali e gli italiani oggi sono scandalizzati, quindi non lo vogliono più. Dobbiamo costruire un altro sistema più modesto, più sobrio, quindi con meno risorse e con maggiori controlli e più trasparenza. Però qualcosa deve rimanere. Qualcosa penso di sì, okay. Legato anche molto alla... come dire, al consenso degli italiani, cioè devono essere i cittadini a decidere di dare qualcosa, magari con agevolazioni fiscali, qualcosa del genere. Bisogna studiare un meccanismo, ce ne sono tanti in giro per il mondo, che metta insieme un giusto sostegno con l'assoluta trasparenza. Dixerunt, cioè, ci hanno detto anche, necessari nuovi tagli alla politica e dimezzamento dei parlamentari e un giudice indipendente e imparziale che stabilisca chi è ineleggibile, chi non lo è, chi è legittimato alle elezioni. Che ne pensate? Che anche lì occorre molta saggezza. Io penso che l'eleggibilità che è un tema importante. Mi preoccupa la parola giudice, insomma. Non preoccupa la parola giudice, preoccupa l'equilibrio tra i poteri dello Stato, così come ha preoccupato molto i costituenti quando scrissero la nostra Costituzione e hanno immaginato questi poteri distinti, separati, autonomi. Noi assistiamo negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a prevaricazioni di uno sull'altro e noi da questo dobbiamo fuggire. Io sono d'accordo con i saggi, scrissi un articolo sul Foglio un paio d'anni fa proprio dicendo questo, dobbiamo toglierci questa, la cosiddetta autodichia, cioè il nostro giudizio sull'ineleggibilità e anche sulla immunità dei parlamentari, dobbiamo darlo a un giudice terzo che non è la magistratura ordinaria, ma secondo me deve essere un gran giurì presso la Corte Costituzionale, che deve avere anche la competenza sulle cause disciplinari dei magistrati. Non è più possibile che siano i politici a giudicare i politici e i magistrati a giudicare i magistrati. Saltando a un altro argomento, e quindi cambio anche l'ordine delle domande, Tonini, c'è un'area di violenza in giro, sono stati aggrediti dei parlamentari, ci sono toni fortissimi e necrofori su alcuni giornali, di editorialisti, anche in maniera molto volgare e pesante, è una violenza che la preoccupa, che secondo lei può dilagare, abbassare i toni non solo formalmente è necessario? Beh, quello assolutamente sempre... Sempre, ma adesso un po' di più, c'è un rischio? Sempre abbassare i toni, e c'è un rischio, certo, perché la mia maestra mi ha insegnato che chi semina vento raccoglie tempesta, e quindi bisogna stare molto attenti su questo. E come le dicevo prima, ci sono persone che per strada ti dicono mai con Berlusconi, e altri che ti dicono mettetevi d'accordo e fate qualcosa di buono per l'Italia. Avendo noi, purtroppo, per tanto tempo, eccitato e incitato soprattutto i primi, adesso ci troviamo a gestire una cosa difficile, però bisogna farlo con coraggio, con pazienza e naturalmente con fermezza rispetto al confine tra l'espressione di opinioni, anche le più dure, le più polemiche, e la violenza mai. Senatrice, immagino che su questo sia d'accordo, ma chiedo a lei una nota aggiuntiva. C'è stata troppa fretta, proprio il piano inclinato che ha visto rovesciare, cadere e scomparire uomini politici e partiti in quest'ultimo periodo, che proprio sono andati via uno dopo l'altro. Questo è anche pericoloso, anche se da qualcuno magari è auspicato, cioè i vuoti vengono riempiti non sempre dal meglio in circolazione? Ahimè sì, io sono preoccupata dall'impoverimento della politica, un impoverimento culturale,
politico. Subito dopo il processo culturale nasce e si forma quello politico. Ma penso che la sua osservazione di prima sia molto giusta. Forse per la prima volta dopo tanti anni noi, a causa di questo nuovo contesto economico, di questa crisi, rischiamo di seminare vento su un terreno che non è più quello di un tempo. È un altro, è cambiato, è molto legato alle difficoltà, alla disperazione, anche alla rabbia. E allora chi oggi parla alla gente ha l'obbligo, se è un opinion maker o un opinion leader addirittura, di aiutare le persone, aiutare gli italiani a rendere costruttivo tutto questo e non distruttivo. Peraltro, insomma, chi ha qualche annetto sulle spalle ricorda che questo, la storia dovrebbe insegnarci, no? Che i cattivi maestri hanno creato pessimi allievi e violenza dilagante. Senta Tonini, i social network hanno giocato un ruolo decisivo nello sconquasso del PD, azzerando le funzioni di una classe dirigente, oppure c'è un po' di scaricabarile sui giovani della rete da parte dei vertici del Partito Democratico? Ma io penso, in un discorso fatto in Trentino De Gasperi nel 47, quindi dopo la rottura dell'Unità Nazionale andando verso l'elezione del 48, diceva: mi raccomando, non sopravvalutate la piazza. Il popolo è un'altra cosa, il popolo è quello profondo. Noi dobbiamo stare attenti al popolo, non all'effervescenza, che va naturalmente tenuta d'occhio. Certamente c'è una forte delusione dei cittadini italiani per la politica, perché noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare negli anni scorsi. Quindi adesso la cosa fondamentale sono i risultati, cioè dimostrare che questa collaborazione produce risultati sia in termini di rinnovamento delle istituzioni sia in termini di ripresa dell'economia. Se sarà così, allora io penso che questa effervescenza resterà tale, altrimenti andiamo verso una situazione veramente difficile, veramente critica, e guai se noi stavolta non siamo all'altezza degli impegni che prendiamo. La democrazia in rete, la democrazia di cui parla Grillo, che democrazia è, visto che non si basa sui numeri e sui voti? Non è una Abbiamo democrazia. Visto, insomma. Non è una democrazia. Cioè, alcuni parlamentari sono stati scelti sulla base di video twittati da 1.000-1.200 persone. No? Quando andava bene. Perché secondo me ci sono parlamentari che hanno avuto consensi. Però è democrazia il fatto che la gente li abbia eletti. Quindi come la mettiamo? Certo, ma è la formazione di questa proposta all'elettorato che non risponde a nessun criterio vero della democrazia. Dopodiché questo può valere anche per altri, mica solo per loro, è una critica che dobbiamo saper accogliere e vivere anche noi, però è preoccupante come non tanto quello che accade sulla rete sia fuori, diciamo così, da ogni controllo o da ogni regola del buon vivere civile, è preoccupante oggi in questa fase, secondo me, che ci siano propagatori di tutto questo, che invece utilizzano canali riconosciuti, regolati, come ad esempio la televisione, come ad esempio il nostro giornalismo, che non hanno la capacità di saper guardare al popolo e alle piazze. Pensano di risolvere tutto propagandando quest'idea di piazza, che è un'idea sulla quale noi dobbiamo ragionare. Che non rappresenta meglio, peraltro, la totalità degli elettori, almeno da come si è visto nelle ultime, neanche nelle elezioni locali. Ascoltiamo, a proposito sempre di rete, un esperto di rete che il senatore Tonini conosce molto bene, perché è stato un deputato del PD fino a pochissimo tempo fa e anche abbastanza vicino come area culturale a lei. Si tratta di Andrea Sarubbi, che è un volto peraltro della televisione, che è uno dei primi che ha utilizzato la rete facendoci le dirette delle sedute parlamentari con l'hashtag Open Camera, che i più giovani sicuramente conoscono se seguono la politica. Ascoltiamo. Andrea Sarubbi, lei è stato uno dei primi a utilizzare la rete per dare notizie, per dare informazioni. Possiamo chiedere, da ex deputato ma da giornalista sempre, che ne pensa di questa politica via Twitter, che è commendata da tutti in questi giorni con molta paura, con molto timore, e che forse è esagerato un po'?
o no? Secondo me il problema non è tanto la politica via Twitter, cioè questo è un mezzo, è un luogo di incontro, è un misto tra un mezzo e un luogo, entrambe le cose, cioè è come se si fosse aggiunta una piazza in più alle varie piazze di una città. Allora una persona frequenta quelle piazze perché vuole parlare alle persone, esaurire tutto con quella sarebbe ridicolo, no? Sarebbe come dire che io faccio i miei discorsi soltanto al centro anziani della Garbatella o di Villa Panfili e penso che lì si esaurisca la popolazione italiana. La sua idea di open camera, che è un hashtag che ha avuto parecchio successo, che ha aperto di fatto alla gente fuori le sedute del Parlamento, la possibilità di sapere quello che succede dentro i palazzi della politica, ha avuto successo perché? Perché era una cosa molto semplice, ed è ancora una cosa molto semplice, che fa, come posso dire, crollare una barriera tra quello che era il lavoro spesso oscuro del Parlamento e quella che era la ignoranza, lo dico in senso buono, della gente che era al di fuori. Cioè bisognava prima andarsi a cercare il Parlamento e i lavori parlamentari in qualche modo. Come? Andando per esempio su internet nel sito della Camera, leggendosi i resoconti. Lei conosce qualcuno che lo faccia? Io non conosco nessuno, tranne qualche addetto ai lavori, giornalista. Oppure sintonizzarsi su Radio Radicale o sul GR Parlamento per sentire i lavori. Chi lo fa? I malati di politica. Le persone normali, quelle che fanno una vita assolutamente normale. Come arrivano a questo? Da allora qui, Twitter però, è un modo. Da ecco. Qui però a eleggere i candidati alla Presidenza della Repubblica attraverso la rete, con una spicciolata di voti, attraverso un sistema che non gode né di voti né di consensi né di reali. Controllo più che altro, questo sì. È il problema, cioè nel senso che secondo me con la rete si può fare tutto. Io sarei contentissimo se un giorno l'Italia arrivasse al voto elettronico. Mancanza di controllo vuol dire anche libertà. No, voglio dire mancanza però, di controllo sui risultati, cioè nel senso che non verificabilità. Non verificabili, okay. Naturalmente, no? E questo è chiaro, cioè se tu affidi a un'agenzia di comunicazione esterna che ha anche degli interessi nel campo, il controllo di un voto è evidente che non è il Ministero dell'Interno, ecco, mettiamola così. Allora, io ripeto, sulla rete in sé io penso tutto il bene del mondo, cioè spero che un giorno si arriverà anche in Italia, come già sta cominciando a avvenire in altri paesi, a poter votare elettronicamente, a non mandare le persone anziane magari al seggio per forza, ma a portar loro un computer dal quale possano cliccare tramite identificazione e votare. Quindi questo è un male, è un bene, certamente è un bene. Il problema è dire, io scelgo da un popolo ristretto una linea politica e da questo popolo ristretto che non coinvolge grandi folle ma ha soltanto il fascino di essere trasversale perché della rete io prendo la linea, e questo è stato lo sbaglio delle Quirinarie di Grillo, di cui in questi giorni abbiamo visto i risultati che sono abbastanza ridicoli. A parte le Quirinarie di Grillo, Open Camera continua grazie alla stampa che mi ha chiesto di fare questo servizio, e quindi lo sto facendo come giornalista e basta adesso, quindi non sono più parte in causa. Però ecco, quello che le stavo dicendo era che se il mondo finisse là sarebbe ben poco, cioè il mondo è molto altro, anche perché Twitter e la rete e i social network e Facebook hanno un difetto, che è quello un po' dello speaker's corner di Londra, in cui uno parla per i suoi 5 minuti, dice la sua tesi, ma non si mette mai in relazione con la risposta dell'altro, cioè la dice, poi spegne, se ne va, arrivederci e grazie. È anche un pensiero corto, no? È un pensiero che non corto. Riesce a esprimersi, a ragionare a quindi dovere. È chiaro che è una grandissima opportunità, non può esaurire tutto il dibattito politico, ma né tutto il dibattito civile. Cioè, mi ricordo un film, Lo Denis, è un film meraviglioso, mi pare fosse 90 o 91. C'è la storia di queste persone, all'epoca non era ancora come adesso diffuso il social network eccetera, ma queste persone che vivono una vita, un gruppo di persone con tutte le esperienze del mondo, compreso un matrimonio e del sesso, senza mai incontrarsi, senza mai, per cui tutto diventa virtuale, cioè il sesso era virtuale, il matrimonio, queste due persone si sposano ma senza incontrarsi mai, ed era il rischio una è che anche forte. Le decisioni politiche oggi siano prese su basi virtuali e non reali. Sì, però questo vale anche per la politica tradizionale, eh? Cioè nel senso che il rischio poi, quello di chiudersi in una stanza e decidere quattro persone quello che va bene per tutti gli altri, è speculare esattamente a quello delle Quirinarie. Per una mediazione di intelligenza ci vuole anche una competenza che molti politici non hanno? O per mancanza di esperienza o per vecchia mentalità? Oh, lei ha detto due cose diverse. Io sulla competenza non dubito. Quello che io ho registrato negli anni che ho passato in Parlamento è stata più spesso una mancanza di volontà che non una mancanza di competenza. Perché? Decidere tra gruppi ristretti fa comodo a chi questi gruppi stessi li manovra. Quello che si è visto sulla legge elettorale nell'ultima legislatura, in cui tutti dicevano a parole che il Porcellum andava modificato, chiaro, ma poi dopo serviva all'interno di ogni partito, ai vari capi corrente per poter piazzare alcune persone dei loro, e allora questo qua è stato evidente come un segno di una politica che non ha voluto cambiare perché faceva comodo un certo status quo. Quello che ha detto in questi giorni il presidente Napolitano mi sembra che sia una mazzata di fronte alla quale nessuno può tirarsi indietro. Io ero in Parlamento l'altro giorno
a vedere la scena, e mi è venuto in mente in quei film americani in cui il padre va in commissariato arrabbiatissimo a pagare la cauzione per il figlio ubriaco che di notte ne ha combinate di tutti i colori, che è stato messo dentro, e il figlio sta lì e vede papà l'abbraccia, l'applaude, il padre fa: ma che ti applaudi, aspetta che ti sistemo io e torniamo a casa. Ecco, questa un è stata un po' la scena. Un busto, diceva una volta. Allora, Andrea Sarubbi, oltre che politico, oltre che giornalista, molto televisivo, anche esperto di cinema, questa non la sapevo. No, grazie davvero. A voi, a voi. Seguite, no, sì, no, la senatrice no, sì, proprio assolutamente no. No, assolutamente no, non ce l'ho. Ah, quindi non è un no proprio ideologico? No. La rete... Io invece guardo con molta attenzione, mi stupisco e mi affascina anche provare a capire cosa avviene davvero, qual è il tipo di relazione. Sono affezionata alle relazioni umane e però la politica si è fatta molto anche attraverso la televisione, attraverso altri mezzi di comunicazione che non è che favorissero le relazioni umane. Quindi semplicemente noi non conosciamo i meccanismi di questi nuovi media, quindi li riteniamo più pericolosi, o c'è realmente un pericolo di inverificabilità? Si citavano le Quirinarie, per esempio, 27.000 persone che hanno scelto un presidente della Repubblica votato da 4.000, ma appunto parlavamo prima delle elezioni di alcuni candidati, o di scelte che non riguardano tutto il paese ma solo quelle che twittano e che diventano però dominanti. Qualcuno ha detto tra voi, Tonini, basta adesso stare tutto il giorno sull'iPad o sul telefonino per capire cosa dobbiamo decidere noi del PD. Commentate un chi po' chi sta tutto il giorno sull'iPad o sul telefonino è un malato, appunto. È come quelli che giocano in maniera compulsiva. Ci sono dei malati di Twitter e di Facebook. Io ho sia un account su Twitter che su Facebook. Ci sto un po', cerco di rispondere, è uno dei tanti modi per il colloquio con gli elettori, con i cittadini, per tastare un po' il polso. Su questa questione per me vale un esempio che fece Shimon Peres una volta sui sondaggi. Sono come un profumo, bisogna annusarlo e non bisogna berlo, perché il profumo, ecco, allora i sondaggi o i social network vanno annusati, perché è una delle cose che ti aiutano a capire, senza bere tutto come fosse... Senatrice? Io la penso come Tonini. Uguale. Sì, ma è un problema generazionale oppure... Beh, certo che è un problema generazionale, perché c'è una generazione che ci è nata, noi siamo nati con altri strumenti, ma io sono aperta a... Non ho ancora la pagina Facebook come Tonini, ma insomma, magari spero di averla presto. È un elemento aggiuntivo per comprendere e capire, e noi abbiamo l'obbligo di comprendere e capire, e quindi ben venga. C'è la necessità però che tutto questo abbia il suo vero valore, quello che parafrasando il profumo prima ha descritto Tonini. Quindi io non mi farei né spaventare né preoccupare. C'è qualcosa da regolare? Penso di sì, perché ho seguito per esempio la vicenda di alcuni ragazzi, di alcuni giovani che vengono distrutti fino al punto di suicidarsi per la vergogna, perché diventano oggetto, no, di attacchi fortissimi. Pensi, mi hanno raccontato che c'è un famoso gruppo internazionale che terrà il suo concerto presto anche nella mia città, Verona, e che hanno dovuto tenere nascoste le fans che sono state selezionate perché diventino testimonial, perché sennò venivano attaccate da questa rete. Se è una rete buona va bene, se è una rete cattiva sulla no. Politica, Tonini, è una rete cattiva se appunto dà sfogo all'insulto. Credo che i politici siano bersagliati su Twitter e Facebook da insulti in questi giorni. E... Sì, però vedi, anche questo io ho un'esperienza. Non è tutta la piazza. Sì, diciamo, spesso... arriva l'attacco con punti esclamativi, parolacce anche qualche volta. Se tu rispondi, vedo che cambia, non in tutti, ma il 90% cambia l'atteggiamento, comincia a dire: ah, intanto grazie di aver risposto, perché loro non si aspettano che un politico risponda a un cittadino, invece questa è una cosa fondamentale. Grazie di aver risposto, allora cominciano a cercare di argomentare le cose che hanno detto. Allora c'è un dialogo, naturalmente ti fa perdere molto tempo, però... Magari quella persona non l'avresti mai incontrata fisicamente. Cioè io la considero una risorsa aggiuntiva, ripeto, da non prendere come l'unica dimensione della politica. Sa che in questo modo le scateniamo contro tutti gli arrabbiati. Scrivete a Tonini. Che tanto Tonini risponde. Cerca di rispondere. Tonini ha ragione,
L'abbiamo visto, per esempio, con un atto parlamentare importantissimo del quale non ha parlato nessuno. Noi, il primo voto che è stato fatto in Senato in questa nuova legislatura su un decreto è stato un voto all'unanimità. E non era un decreto da poco, era il contestatissimo decreto Balduzzi. E la rete in questo caso ha interagito positivamente. Tonini, io la saluto moltissimo. Mentre dicevate queste ultime parole, mi è venuto in mente che siete entrambi trentini. Di adozione, ma insomma di fatto. O di nascita. O di nascita. Non so se questo ha a che fare con una convergenza più semplice, non lo so, sarà l'area delle montagne che è più raffinata. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. È un lavoro durissimo, non mollate mai. Certo. Mai? Grazie, glielo dico in diretta. Grazie. Arrivederci. Mi lascia un attimo con la senatrice. Ciao. Anna Cinzia Bonfrisco, quindi a questo punto abbiamo svelato che è trentina, noi non la conosciamo. Solo di nascita però. Solo di nascita, perché vive a Riva del Garda, giusto? No. Io quando da piccola sono stata portata via dal Trentino, dalla mia famiglia, che è stata trasferita a Verona, nel Veronese, ma sempre sul lago di Garda. Quindi la mia terra è il lago, se si può dire. Ok, e lei è un'imprenditrice? No, io sono stata una dirigente d'azienda prima di... Docente anche, no? Sì, docente per qualche periodo, un periodo di 5 anni. Ah. Era una docenza a contratto, quindi... Politiche del lavoro, se non erro. Politiche del lavoro, sì, alla Sapienza, è un'esperienza molto bella, che non ho potuto più conciliare, poi una volta eletta in Parlamento... Il lavoro parlamentare è più impegnativo e noioso di quello che si crede. Se non dovesse fare la politica, che cosa farebbe? L'insegnante, l'imprenditrice? Che cosa vorrebbe fare? Ma sicuramente l'imprenditrice, penso, perché ci sono tante idee che si possono sviluppare. La sua poi è una terra fertile e lei si è impegnata anche molto su questo tema del sostegno necessario assolutamente alle piccole imprese nel nostro paese. Sì. Lei si è molto impegnata anche sulle pari opportunità e con convergenze trasversali, quindi da questo punto di vista lei è abituata ormai alle convergenze trasversali con senatrici del PD e di altri partiti anche, per esempio per chiedere una presenza più forte delle donne nei posti che contano e non solo, anche su alcune battaglie, penso per esempio all'utilizzo delle cellule staminali per alcuni tipi di malattia e alcuni tipi di cellule naturalmente. Io vado molto orgogliosa del lavoro svolto in comune, perché appartiene alla mia cultura, il confronto, l'accettare le ragioni degli altri e però spingere sempre in avanti il paese, tutti noi, su nuove frontiere, le nuove frontiere del lavoro, che sono importantissime. Noi siamo ancora legati a una vecchia idea di lavoro e dobbiamo riguadagnare un po' di terreno su questo. Mi riferisco per esempio al fatto che noi oggi dovremmo guardare con attenzione a quella modalità di contratto di lavoro che è il contratto di solidarietà. Noi abbiamo bisogno di lavorare di più, siamo troppo pochi quelli che lavorano, no? E dentro questo siamo ancora troppo poche le donne che lavorano. Allora, non c'è il rischio però di fare la riserva indiana delle donne con mai, le quote rosa? No, mai. Le dice ce n'è un tale bisogno. Ma è talmente evidente tutto quello che ci perdiamo per strada, che perde il paese, che se occorre una legge che su questo forza un po' per andare in avanti, e bisogna averla. A questo è servito quella forte legge sulla presenza femminile nelle società quotate e nelle società pubbliche anche. Senta, su questo punto le sono donne erano tutte d'accordo. Società, ma sono indicative di una strada. Significative anche simbolicamente. Senta, lei ha avuto in Forza Italia fin dagli inizi. Come mai? Come è successo? Un giorno ha visto un manifesto, ha letto degli articoli, ha conosciuto qualcuno. Cioè, com'è stata la sua, il suo battesimo della politica? Ma io il mio battesimo della politica l'ho avuto tanti anni prima di Forza Italia. Per me è stato naturale aderire al progetto di Silvio Berlusconi e a Forza Italia provenendo da un'esperienza politica precedente e forte come quella socialista.
Ah, ok, quindi le sue simpatie leghiste o solo amicizie leghiste però sono dovute al territorio e quindi a questa voglia di mettersi in comune di cui parlava prima, oppure c'è anche qualcos'altro? Senz'altro sì, io vengo da un territorio che è stato una delle capitali dove è nata la Lega, la pedemontana veneta come quella lombarda sono state anticipatrici tanti anni fa di questo movimento legato al territorio. Io lo considero, quando non rovinato da eccessi e da miopie, lo considero un elemento positivo, una risorsa. Lo si è dimostrato nel tempo. Io penso che il federalismo fiscale, che è stata la nostra formula condivisa insieme per rispondere alle esigenze forti di territori ai quali noi non abbiamo più saputo dare le risposte moderne. E quindi abbiamo saputo però rispondere così, dando maggiore autonomia e responsabilità. Grazie Anna Bonfrisco, ogni tanto riesci a tornare sul lago qualche volta? Sì, tutti i fine settimana. Ah, tutti i fine settimana. Perché a me piace molto prendere una boccata d'aria e di pace, di quiete. Beh no, il lago non è proprio così quieto. Da noi il lago... Anche d'inverno? Beh, insomma, è un lago vivo. Pieno di tedeschi, per questo è il suo paragone tra Italia e Germania. Sì. Insomma, ma quindi, noi siamo cresciuti nella condivisione. Quindi, ecco. Le ricordo che il Veneto è per la Germania il più importante mercato. Così come per i Veneti la Germania, soprattutto l'area bavarese, è il più importante grandissima mercato. Grandissima Italia che ti darà sempre delle sorprese. Noi pensiamo a una cosa se viviamo in una certa zona del paese, ne pensiamo tutt'altro se viviamo in un'altra zona. Questa però non è un problema, questa è una grandissima ricchezza. Certo. Grazie Anna Bonfrisco. Grazie a voi. O Cinzia Bonfrisco o Anna Cinzia, come preferisci? È lo stesso, è uguale. È lo stesso. Seguiteci su Facebook, su Twitter, seguiteci e scriveteci eventualmente a mappero@tv2000.it. Ci vediamo la settimana prossima e grazie di averci seguito.